Allora, caro Paolo, non ridere. Buongiorno. Buongiorno, guardiamo in camera. Lui, Paolo Nobile della K-System, siamo qui nel loro showroom di Via Marmutta. Ma perché, Paolo, perché? Perché non ce la facevi a portare come peso le casse, le 360 con i finali Climax solo 800. Esatto. E quindi io mi sono detto, faccio un salto da lui, così gli do una ascoltatina e faccio qualche short per il canale. Ma tu hai una promessa per i miei amici Filos? Ritorneremo sul tema anche dopo l'estate. Quindi dopo l'estate possiamo dire a ottobre, diciamo, a ottobre tu ci darai in anteprima nazionale questi amplificatori da provare. Le casse sono un po' grosse e vedremo se riusciamo a inserirle, perché poi andrebbero portate nella sala d'ascolto 1 e sono enormi, quindi probabilmente non riusciamo a farle, ma i finali per certo li facciamo. Però intanto li abbiamo ascoltati. Certo. Li abbiamo ascoltati. Allora, io qui ci riconosco un po' della filosofia Lean, del suono Lean, molto, molto del suono Lean, anche se mi sembrano dei finali un po' più, come dire, aperti a un suono meno firmato, meno personale, meno griffaccio. Ci sta sempre il, diciamo, il nucleo delle qualità di Lean, ma poi diciamo si aprono a tanti altri parametri che tradizionalmente la Lean curava forse un po' di meno. Ha sempre curato in maniera eccezionale la musicalità, la capacità di farti seguire la musica, di tirarti dentro la musica, parametri ai fai anche, ma in questi prodotti la cosa è andata oltre, diciamo. Ok, allora, beh, è chiaro che sentire Paolo che parla è un po' come chiedere all'oste come il suo vino, però vi posso dire io che il vino è molto buono, a parte che anche io sono sempre stato un amante della filosofia Lean. È anche vero che questi due finali hanno un po' sbaragliato gli appassionati, no? Perché normalmente di Lean ci si aspettavano prodotti sempre in linea con la filosofia, questo invece ha un po' aperto il mercato della Lean a mercati diversi, quindi sono due finali mono che possono tranquillamente essere abbinati a qualsiasi impianto. Sicuramente. Suono molto neutro, sicuramente si aprono a un mercato molto ampio. Ok, quindi 800 watt mono, alimentazione switching, un prezzo di 80.000 euro la coppia? Qualcosina di più. Qualcosina. Circa 90. 90.000 euro la coppia, che poi sono tantissimi in assoluto, ma sono allineati a quelli che sono i costi poi degli amplificatori monoblocco di alto livello. Anzi, purtroppo, se dobbiamo essere sinceri, ce ne sono di molto più costosi. Ce ne sono anche di molto più costosi. Questo non è una grande, diciamo, consolazione, ma sappiamo che è così. Sappiamo che è così. Benissimo, allora ringraziamo Paolo, la Lean e la K-System per averci dato la possibilità di dare un'occhiata in assoluta anteprima a queste meraviglie, e presto vedremo la prova sul canale, ok? Certo. Salutiamo i Filowers. Ciao 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 ciao.